Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dinanzi a questa statua di San Michele, protettore della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio. In questo luogo, per raccontarvi, abbiamo tra le mani un'email che è giunta all'indirizzo email che vedete in sovrimpressione, dove quotidianamente raccontate la vostra storia. Sono tante, veramente tante le storie. Vogliamo condividerle perché in tanti sicuramente avete avuto l'opportunità di a volte immedesimarvi in quelle storie che spesso noi raccontiamo, ad esempio come Salvatore da Corigliano, Rossano, siamo in provincia di Cosenza. Ci scrive che il suo incontro con Padre Pio risale al 2013, che è l'anno di nascita della figlia. Era affascinato, ero affascinato da questa straordinaria figura, ma non avevo verso di lui una particolare devozione. Io e mia moglie nel 2012 abbiamo perso un bambino che è nato prematuro per un problema congenito di mia moglie all'utero, cosa che all'epoca non sapevamo. Dopo questa brutta pagina della nostra vita, il ginecologo che seguiva mia moglie ha fatto una serie di accertamenti, giungendo alla conclusione che l'utero, arrivato ad un certo punto della gravidanza, non era in grado di reggere e pertanto avveniva il parto prematuramente, con la conseguenza che facilmente poi si può immaginare. Detto questo, ci scrive Salvatore, il medico consigliava per un'eventuale futura gravidanza il cerchiaggio dell'utero. Alla fine del 2012 lui e la moglie scoprono di nuovo che sta arrivando un bambino. Questa volta il medico prescrive delle settimane prestabilite per questo intervento, che viene effettuato con esito positivo. Nel maggio del 2013, ad una visita di controllo, il ginecologo si accorge che il cerchiaggio non ha retto, pertanto mi dice di mettere in macchina mia moglie e quindi andare direttamente in ospedale. Lui intanto avrebbe allertato la terapia intensiva neonatale, perché nelle prossime 24 ore la bambina sarebbe nata. È facile immaginare lo sconforto nel quale io e mia moglie siamo piombati. Arrivata in ospedale, vengono predisposti tutti i protocolli previsti. Il giorno seguente fanno una visita specialistica che evidenzia che ormai è prossimo il parto, visto che il collo dell'utero era ridotto ad 1,5 cm. Quella mattina, dopo la visita, passò per il reparto un frate cappuccino, che chiese se qualcuno voleva comunicarsi. Mia moglie rispose subito sì. Lui le chiese qual era il problema e come mai era ricoverata. Raccontò la sua storia, poi lui disse: e come chiamerai questa bambina? Mia moglie rispose Maria Luisa, era il nome che avevano deciso insieme lei e Salvatore. E lui aggiunse: no, tu la devi chiamare Pia, perché in questo momento Padre Pio sta intercedendo per te. Beh, allora, quando mia moglie, scrive Salvatore, mi raccontò questo episodio, mi disse che il frate sembrava essere in estasi in quel momento quando gli raccontava questa cosa. Dopo alcuni giorni fecero una nuova visita a mia moglie e riscontrarono che l'utero si era inspiegabilmente allungato fino a 7 cm. Da quel momento, stando a letto e in ospedale, mia moglie riuscì ad arrivare fino al 9° mese, contrariamente a quanto avevano sostenuto i medici. Fu dimessa, tornammo a casa. La mattina del 22 settembre del 2013 la bambina ruppe le acque e subito ci recammo in ospedale, dove venne alla luce senza alcun problema. Il giorno seguente, il 23 settembre 2013, io mi sono recato in direzione sanitaria, ho impartito il nome di Maria Luisa Pia. Sì, proprio il giorno della festa di Padre Pio. Qualcuno potrebbe dire coincidenze? No, io dico Dio incidenze. Alla fine ho capito che cosa posso considerarmi. Posso considerarmi forse sì, forse un figlio spirituale. Farò di tutto per non far scomparire Padre Pio, come lui raccomandava ai suoi figli spirituali, davanti a Dio, essendo io un essere imperfetto e peccatore.